Oggi sciopero nazionale del trasporto aereo, 5 voli cancellati all'aeroporto di Bari, uno sullo scalo di Brindisi. Intanto la Puglia, come il resto del Sud, si prepara allo sciopero generale del 1° dicembre, proclamato da CGIL e UIL. Alberto Francavilla. All'interno di questa manovra manca un punto centrale per il Mezzogiorno, soprattutto che è legato alle politiche industriali. Il 1° dicembre, dalle piazze del sud Italia, i sindacati chiederanno alla maggioranza come intenda gestire la transizione tecnologica e quella ecologica per rilanciare un settore produttivo, quello industriale, che nel meridione vede in crisi tante importanti realtà. Il tema della salute, il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è un altro punto che non è centrato nella manovra, di questo governo. Quello delle pensioni dei dipendenti pubblici è l'altro tema caldo della manovra. Si rischia un esodo che lascerebbe buchi nella pubblica amministrazione, negli ospedali, negli enti locali, difficili da colmare in breve tempo. Noi chiediamo di agevolare attraverso una riforma pensionistica l'uscita di tutti quei lavoratori, di tutte quelle lavoratrici che faticosamente nel corso degli anni hanno conquistato i requisiti pensionistici, ma ovviamente a questo punto bisogna aggiungerne immediatamente il secondo, cioè pianificare un grande piano di assunzioni straordinarie nella pubblica amministrazione.